scusa, ma perché siete usciti? Perché non ci hanno consentito neppure di dichiarare il voto su una delibera che hanno mascherato come un fatto tecnico, ma che in realtà è tutta una questione politica. Stanno fuggendo dalla discussione relativa a una crisi politica che per colpa loro sta mettendo in ginocchio questa città. Hanno impedito perfino di poter dichiarare il voto su questa delibera. È solo apparentemente un fatto tecnico, qui c'è un fatto politico enorme. Vogliono fuggire anche dalla sola discussione. Questo è un atto di resa da un, sotto un certo aspetto, e di arroganza, ma che dimostrerà tutta la loro debolezza, perché voteranno la surroga, non so in quanti sono, in 14, in 13, tra l'altro una surroga che presenta anche dei dubbi sul piano della legittimità. Il sindaco si deve dimettere? A questo punto credo che i numeri siano evidenti, a questo punto lui non è più supportato da nessuna maggioranza, è talmente evidente. Ditelo che oggi si sta violando la legge. Alla faccia dei cittadini. Quello che succede in Consiglio Comunale quest'oggi ha veramente del vergognoso, stanno censurando una discussione democratica sulle nomine capestri fatte dal sindaco solo per ingrassare le tasche dei politici, questo bisogna dirlo e bisogna denunciarlo in tutte le sedi competenti. Questo perché c'è una difficoltà oggettiva da parte della maggioranza. Una difficoltà enorme, altrimenti sarebbe motivo di rifiutare una discussione adducendo pretesti di norme inesistenti e che sicuramente renderanno questo inficeranno la validità di questa delibera. Siamo già al secondo appello alle ore 10. Di Buonaventura, anche lei oggi in consiglio? Mi sono capitato qui per... Per caso? Che cosa ne pensa di quello che sta succedendo? No, adesso non rilascio dichiarazioni. Non rilasci dichiarazioni? Come te la ridi tu? Grazie. Chiedo scusa.